Cari amici di Android Blog, siamo con Lenovo S8 S60, il fratello maggiore di Lenovo S6 S60 che abbiamo visto precedentemente. Questo terminale qui è un terminale un po' più grosso, 5.3 pollici HD, 1280x720, un pannello IPS che ha una resa cromatica particolarmente interessante. Di questo terminale vi dico che ha una batteria da 4000 mAh, quindi un terminale che sulla carta dovrebbe durare a lungo. Probabilmente lo recensiremo e vi sapremo dire magari se le nostre previsioni erano azzeccate. Una funzionalità interessante di questo prodotto è che è possibile condividere la carica del dispositivo con altri cellulari. Difatti in confezione è presente un adattatore OTG, quindi vi permetterà sia di leggere schede USB, pennine USB on the go, quindi al volo, che tramite un altro cavo di ricarica collegarvi a un secondo cellulare e condividerne la carica della batteria. Il retro segue le linee appunto del fratello più piccolo. Il retro quindi è sempre in metallo, un unibody con la fotocamera e il flash LED appunto nella parte posteriore, fotocamera invece presente anche nella parte anteriore. Completano le caratteristiche, le specifiche di questo terminale la memoria RAM da ben 2 GB e 16 GB di memoria interna. Non sappiamo al momento se è espandibile, probabilmente no, perché essendo un unibody non è... c'è una micro SD, una SD anzi sul laterale, quindi è possibile probabilmente espanderlo tramite questa. Troviamo invece nella parte superiore, a questo punto facciamo tutta la carrellata, il connettore 3G con riduttore dei rumori, il microfono per la riduzione del rumore, bilanciere del volume, tasto di standby e spegnimento, probabilmente un doppio perché non si vede bene, sì, è un doppio altoparlante nella parte inferiore e appunto sul lato sinistro questa espansione di memoria. Sembra un terminale molto interessante, purtroppo anche questo non lo vedremo nel mercato europeo perché ancora la parte smartphone di Lenovo non è approdata nel nostro paese. Finiamo con la versione Android di questo terminale. Anche questa monta la 4.2.2. Speriamo al più presto in un update. Un saluto da Antonio.